se volete chi spende di più questa volta, sapete, come sempre, superate i 20.000 like. Sono contentissimo perché finalmente oggi ho aperto il punto posta, visto che tantissimi di voi volevano inviarci qualcosa. Ora potete, dall'indirizzo che trovate sia nella descrizione che nel primo commento, potete inviarci letterine, pacchi, tutto questo soltanto per un mese, per ora, e tutto ciò che ci inviate noi lo faremo vedere nei prossimi video. Quindi mi raccomando, inviateci tutto ciò che volete e buona visione. Hello yes family, qua è Fabius. La persona che risparmierà più soldi per 24 ore vincerà, non so cosa vincerà, una pizza. Vabbè, ci sta. Avremo a testa entrambi 5 euro e dobbiamo gestirli nel migliore dei modi, mangiando senza esagerare. Però avremo delle regole. Regola numero 1: indossare il cappellino perché i miei capelli fanno schifo. Regola numero 2, che penso sia anche l'unica della challenge: dovremo comprare lo stesso numero di cose, quindi per esempio dal bar per fare colazione, 2 cose a testa. Il pranzo facciamo 2-3 cose, ora decideremo. Cena idem. Bar time. La giornata ideale per passare. Mamma mia, cioè, fa caldo sempre oggi. Fa un freddo, raga. Io ho il giubbotto di pelle, sto congelando. Andiamo a fare colazione. Ovviamente entreremo uno alla volta per non far sapere all'altro quanto spendiamo, perché tanto io spenderò meno di te. Mi raccomando, Graziana, spendi più soldi possibili. Dai, datti alla, datti alla pazza gioia. One eternity later. Eccola. Oh, 3 ore sei stata, che cavolo. Erano lenti. Ma io sono sicuro che prenderemo bene o male la stessa cosa, perché... Senti, io ti dico che mi sento scammata. Hai speso tanto? Per quello che ho preso, sì. Oh mio Dio, 5 ore finiscono subito, eh? Eh sì. Porca miseria. Io non mi farò scappare perché ho già il cappellino peloso con me. Lo dici tu. Non lo so perché, ma fa ridere. Ciao. Comunque, ho preso il dolce più piccolo che c'era, e secondo me il Pepius neanche lo vedrà perché era proprio nascosto. Lui prenderà una cosa più grande e sicuramente più costosa, anche se si parla tipo di centesimi. Comunque sarà più costosa rispetto alla mia. Eccolo. Più scammato di Graziano, sono sicuro. Ok signorina, vediamo che cosa hai preso. Un coffee. Oh, un caffè, oh mio Dio, non l'avrei mai pensato. Pure okay. Tu. Buon 18° compleanno, Luigi. Luigi, passata la signora, mi vergogniamo. Ma che si scema. Ho preso un bacio di dama. Vi rendete conto? Ma quanto è piccolo? Poi capirete quanto è venuto questo coso, ok? Ah, guarda, se quel coso l'hai pagato più di 50 centesimi, io do fuoco a qualcosa. No, dai. Il Pepius, occhi di gatto, ha preso, non ci crederete mai, ma un caffè. Il copione. E vabbè, che cosa prendi? Cioè, per forza prendi il caffè. Un fiorellino. Che io non so se l'ho pagato più di te, però secondo me sì, perché il tuo era troppo piccolo. Oh, raga. È guacchile. Oh. Ah. Mi faceva già morbidito. Forse bagnandolo nel caffè. Cos'è, tipo all'orzo? Il Pepius è scammato sotto tutti i punti di vista. Non è detto, spero di averlo pagato meno di te. Ora si va al super. Dopo una bella colazione sostanziosa. Ma ci siamo riempiti, sì, 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 sì. Però c'è una regola anche qui. Dobbiamo prendere almeno 2 cose dal supermercato. Creare un pasto. Sì, però almeno 2 ingredienti li dobbiamo prendere. E in è più l'acqua. No, per forza l'acqua. Se vuoi prendere un bel... Prendi un po' di vino tu. Beh, quello ti volevo dire. Tocca a me. Visto che comunque l'ho ideata io questa challenge prima di vedere la Graziana, io ho già fatto un giretto al super prima, quindi so già ciò che andrò a prendere. Infatti ora vi faccio vedere. Non credo che nessuno potrà battermi, perché mi sono girato tutto il supermercato e meno di questo è impossibile praticamente. Cioè non puoi fare meglio di così. Avevo già adocchiato questo qui, che comunque costa questo 89, questo 91. Oh mio Dio, mi hanno rubato il pane, ragazzi. 90, sono fregato. Avevo trovato un pane 65. No, raga, sono fregato. 64, meno male, signore santo, grazie. Adesso è il mio turno. Peppe è già entrato, non so cosa ha preso. Io adesso faccio un check rapido del supermercato e trovo la cosa che costa meno, e ovviamente è un cibo di sostanza sostanziosa, perché devo anche saziarmi. Io credo che non c'è cosa più economica della pasta, quindi sto un po' vedendo 80 centesimi, 70 centesimi, 1 euro. E dopodiché la cosa che praticamente Graziana non potrà mai battermi nella vita, Viustel, che Graziana non mangia, quindi lei non li prenderà mai, e sono questi.
38 centesimi. Meno di questo non puoi. Ora tocca soltanto la bibita, però comunque andremo a prendere, credo, l'acqua entrambi. Ora andiamo a controllare. La pasta più economica, però devo per forza prendere questa, sono le stelline, raga, le stelline. Non vi dico il prezzo, lo vedrete dopo alla fine. E adesso cerco un condimento per queste stelline. Vado di panna, tra l'altro panna vegetale. Non so se è un buon accompagnamento, però me lo devo far passare. Deve andare bene comunque, per forza. Per la bibita, ovviamente, l'acqua. Stavo un po' girando e vedevo le bottigliette, quelle piccoline, anche a 20 centesimi. Camminando, però, ho trovato le bottiglie, quelle grandi. Tan tan tan. 25 centesimi. Raga, è l'ultima. Io non so se Peppe ha preso questa, però comunque, 25 centesimi, una bottiglia grande, ci sta. Signorina Graziana, io sono curioso di vedere che cosa hai preso. I nostri amici a casa già sanno cosa ho comprato. Ma il Pepios no. Panna. Panna. Panna da abbinare. Ahimè, era la pasta che costava di meno. Che pasta è? Cioè io quando ero piccola con queste io starnutivo, non so perché. E quindi mi uscivano dalla bocca e i miei genitori erano contornati di stelline in faccia. E mi facevano sta reazione, non lo so perché. Come bibita... Graziana, è impossibile. Era un affare. Io ho preso due panini, quindi questa grande, dei baby booster, buono buonissimo, e l'acqua che è da mezzo litro, e però è nera, ragazzi. Quindi quando l'acqua è nera significa qualità. Mamma mia, il super pranzo dei campioni. Raga, io non voglio commentare. Sono andato meglio io. Buono. Se faccio uno starnuto, sappi che mi ci vado adesso, ti finisce in faccia. Che schifo, e non so perché mi fa questa reazione la stellina. Dovete sapere che Graziano non piacciono i booster, perché dice che sono fatti con gli scarti di tutti quanti gli esseri viventi. Ma a me non importa. Guardate che pasto da signore. Ha fatto di più ps a me. Ed è naturale comunque. Non so perché. Ora questa la sete. Non si beve più fino a stasera. Ragazzi, siamo distrutti perché siamo a piedi, che nessuno dei due c'ha la macchina. Abbiamo girato mezza Italia perché oggi è giornata di chiusura dei negozi, quindi stiamo cercando un panificio dove poter fare serata pazza. Ovviamente con... per non riprendere qualcosa da un bar o da un supermercato. Se no, di un supermercato, di un nuovo bar, non oppure ha molto senso. Oppure andare tipo a un ristorante. Sì, vai col resto che ci ha avanzato. Almeno io sicuramente non posso. Sì, raga, io forse al ristorante non riesco a prendere manco l'acqua. Io in tutto questo mi sono accorto che c'è soltanto un problema. Fate finta che io ho un budget, no? Andando al panificio non c'è proprio il prezzo di una cosa che io voglio. Se tipo prendo un pezzo di focaccia, dobbiamo che costa spararla, 3 sì. euro, è finita. Quindi ora devo andare un po' a fortuna, sia io che lei. Come ci accordiamo? Non ci accordiamo, cioè prendiamo due cose. Due cose, due cose. Okay. Perché io più non posso, non so te. Ok, va bene, perfetto, due cose. Dai, due cose. Quella. Questo è il mio sacchettino. È stata gentilissima la signora. Esatto, ciò che volevo dire anch'io, perché io sono già andato. Se vi capita, piacere Rosanna. Comunque mi ha messo un sacco di roba. Ma anche a me, è stata bravissima. Evidentemente comunque ci conosceva. È stato stonks. E ci ha riempito di roba, però sempre rispettando il budget. Sì, quindi sì, io sì. Adoro, grandissimo. Sì, sì, sì. E ora finalmente andiamo a casa a pappare l'ultima cena. Che sembra l'ultima cena, sembra fare che brutto. Dobbiamo morire. E vediamo quanto abbiamo speso. La parte più bella della giornata, perché vedremo chi ha vinto. E poi abbiamo preso un botto di roba buona, perché quella signora è una santa. Se non è più grande la mia. Capite perché? Perché sono entrato prima io, gli ho spiegato ciò che stavamo facendo. E lei, capito, ha detto: è una ragazza, riempiamo di più anche a lei, facciamo più bella figura. E quindi io sono rimasto un pochino più. 5 4 Non puoi sbirciare. Non puoi sbirciare. Allora ti offro gli scavi, il mercato in piedi. È un piacere fare affari con lei. E io vado di nuovo col bius, però non ne vado, soltanto perché sono un galantuomo. Una focaccina, una così, un'altra focaccina e un panzerottino. Panzerottino a me non l'ha messo. Lo so che tutti quanti state pensando: ma Pepius, che cos'hai sotto il cappello? Lo volete vedere? È uno shampoo. È arrivato il momento di capire finalmente quanto abbiamo speso. Per fare colazione ho speso, ricordiamo che si è preso velocemente, un caffè e un biscottino. Il caffè l'ho pagato 1 euro e il biscottino 80 centesimi. Era più grosso del biscottino di Graziana, quindi io credo che il biscottino mi ha fregato. Sì, perché io ho preso un caffè e una cosa minuscola, 1,60 euro. 20 centesimi. Ma a me era più grande. Però c'era schifo.
1,80 contro 1,60. Rip. Ma sicuramente mi rifarò al pranzo. Io ho preso le stelline, mezzo chilo di stelline a 69 centesimi. Poi ho preso la panna a 60 centesimi. E poi la bottiglia d'acqua da 2 litri. Che è quella, almeno l'hai pagata 50. 25 centesimi. Cosa? Per un totale di 1,54 euro. Ma la macchinetta prende soltanto numeri arrotondati, quindi 1,55 euro. Due panini, 64 centesimi. Per i wurstel, attenzione, attenzione, 38 centesimi. E la spesa di qualità del pezzo non si batte. Per l'acqua ho speso 25 centesimi. E questo è stato un po'... Oddio! Questo è stato, diciamo, un po' la fregatura. Ma, quindi, io 1,39, Graziana 1,55. E ora arriviamo all'ultimo turno, cioè la cena. Quello decisivo. Che potrebbe confermare o ribaltare la situazione. A me ha avuto un piccolo problema tecnico-tattico. Perché sì, perché il genio l'ha messo nella busta con il sugo, il pomodoro e tutto quanto. Avevo fame. La santa signora del negozio ha fatto tutto ciò che avete visto prima per un totale di 1,50 euro. Quanto hai speso? Vabbè, gare, ha pagato 1,40 euro, l'è corrotta. Cioè, ma ci stiamo rendendo conto? Lei aveva una cosa in più e l'ha pagata pure 10 centesimi. L'ha corrotta. Grazie. L'ha palesemente corrotta, perché ero andato io prima. No, non ho corrotto niente. Sì, complimenti, Serpeverde, complimenti. Tuttavia, ora c'è da fare la somma. Il mio totale è 4,69 euro, che è meno 5, praticamente 31 centesimi. Hai risparmiato. Ho risparmiato 31 centesimi. 4,55, di regola hai vinto tu. 45 centesimi, la nostra Graziana. Tutto questo perché hai imbrogliato con la signora del foro. Ma che cosa non è vero? Mi ha suonato l'orecchio, perché gliel'hai detto, fai di meno del premio, sono sicuro. Non è vero. Andrò a parlare con la signora del forno. E va. Se volete, chi spende di più questa volta? Là è sicuro che stravinco comunque. Non è detto, perché anche il Peppers ci sa fare. Sapete, come sempre, superate i 20.000 like da me, dall'imbrogliona. Ma che cavolo dici? Luca Abete e Jimmy Chione. Tutto, ci vediamo lì allo studio al Gabibbo. Ciao. Ciao.